Previously on Bubblegum Gourmet. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, shit. Oh. Quando ero piccolo io, c'era una pubblicità che andava per la maggiore. Questa pubblicità, questo Chicles, che esiste ancora oggi con questa confezione, fa venire in mente tante cose, i primi turbamenti, la Daniela Goggi. Molti di voi mi chiedono di provare i Big Bubble. Io ho deciso di accontentare un po' tutti provando i Big Bubble classici. Anni fa sostenevano che il Big Bubble fosse fatto con le interiora dei topi. Questo vi dà la misura del terrore che il Big Bubble creava negli adulti quando vedevano i preadolescenti ruminare così. Qual è il peccato originale dei Big Bubble? Il fatto che l'ingrediente principale sia lo zucchero. E allora proviamo a degustare questo Big Bubble rosa. Il profumo già intenso, che quando ero piccolo mi piaceva molto, però oggi lo trovo parecchio disgustoso. Una madeleine gommosa, un gusto dolciastro. Il Big Bubble è il classico Chicles da ruminare. Vediamo anche la consistenza di questo Big Bubble, molto morbida, senza essere però scioglievole. Molto flessibile e soprattutto, come dice il nome stesso, il Big Bubble ci serve per fare delle bolle enormi. Il Big Bubble è sicuramente un Chicles che è tuttora molto venduto ed è uno di quei prodotti che viene usato e viene masticato per mandare un messaggio al sistema. Io non sono omologato, io ti rumino la mia cingomma rosa in faccia, io ti scoppio le bolle davanti, io non ti rispetto. Il Big Bubble è un Chicles punk che può essere usato in qualsiasi situazione in cui si vuole combattere il sistema. Hasta la victoria sempre. Bonjour à tous. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je fais pas du test pour essayer le chewing-gum étranger. Alors maintenant, je suis venu en France et j'ai essayé de faire un test sur un chewing-gum français. C'est Hollywood, à la chlorophylle. Mais dommage, le problème est que le chewing-gum français, le goût ne dure que vraiment une minute. C'est très vite la perte du goût. Alors je vais retourner à essayer le chewing-gum italien parce que c'est mieux et je ne fais plus de confiance sur le chewing-gum étranger. Et maintenant je vous salue, à tout à l'heure et à la prochaine épisode.